Amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con coach Lello Buffo, coach dell'Udas. Ecco, quest'Udas che era partita come Cenerentola della C regionale, adesso sta sorprendendo tutti, è tra le prime posizioni in classifica. Cosa vi aspettate da questo campionato? Diciamo che guardiamo partita per partita, non facciamo previsioni a lungo termine perché tutte quante le squadre sono competitive, si sono rinforzate, quindi pensiamo solamente a giocare al meglio ogni partita, cercando di essere anche avere un po' di fortuna, perché ultimamente qualche infortunio ha un po' ristretto la rosa dei giocatori e quindi così, cerchiamo di dare il meglio che possiamo fare. Ecco, venite recentemente avete recuperato una partita con l'Eagles BK a Brindisi, una partita un po' che è andata peggio per voi perché avete perso, però ci diceva prima coach Totaro che eravate con la testa al big match di stasera con il Nardò. Non so, secondo me è stato anche dipeso anche dall'infortunio di un giocatore importante come Di Nanni, che non ha potuto dare il suo apporto sotto canestro, e quindi abbiamo subito molto la loro fisicità sotto canestro e non è stato possibile riuscire a rimanere agganciati al match. Abbiamo cercato alla fine di rimontare una partita che si era già messa male fin dal primo quarto, però poi non è stato possibile riuscire ad agguantare l'avversario. Un po' è stata scombinata la nostra routine di allenamenti, questo incontro infrasettimanale ci ha un po' scombinato il tutto, il lavoro che facciamo regolarmente in settimana è stato cambiato. Quindi affronteremo questa partita non so in quali condizioni mentali, psicofisiche, però sicuramente non al meglio dal mio punto di vista. Ecco, uno scontro stasera tra i due migliori marcatori di questo campionato della C regionale, Ugo Sierra e il giocatore serbo Goran del Nardò. Uno scontro, diciamo, tra due giocatori che hanno fatto 20 punti a partita. Ecco, un parere su questo scontro. Ma io punterei al collettivo, valutare sempre la prestazione di tutta la squadra, soprattutto in difesa. Secondo me conta tantissimo difendere, arginare questi giocatori molto forti. Se riusciamo a essere forti e determinati in difesa, secondo me riusciremo a portare a buon fine la partita. Se invece penseremo solamente a realizzare quanti più canestri possibile, insomma, non lo so, è tutto quanto da vedere. L'importante è che il collettivo si esprima al meglio, soprattutto in difesa, poi in attacco c'è chi fa più punti e chi ne fa di meno, però pensiamo alla prestazione collettiva della squadra. Grazie coach Buffo e alla prossima. Ciao amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con coach Gesmundo. Oggi una partita molto importante contro l'Istituto Maddaloni, prima contro terza, un match clou che determinerebbe l'andamento della vostra classifica. Beh sì, sono partite importantissime che solidificano e consolidano le posizioni in classifica per noi, per loro significherebbe accorciare il gap che c'è tra noi e loro. Sono due squadre molto ben equipaggiate che puntano a fare del bene, diciamo, all'interno dell'annata stessa del campionato, e quindi niente, bisogna essere molto, molto decisi, molto concentrati e mettere in pratica quello che poi si è preparato durante la settimana. Ecco, questa gamma auto sta inanellando una serie di vittorie e è prima meritatamente in classifica, sta facendo sognare i propri tifosi. L'obiettivo quest'anno è dichiarato quello di vincere il campionato. Sì, è inutile nascondersi, ce lo diciamo dall'inizio dell'anno. In più abbiamo anche rinforzato l'organico includendo Fulvio Candido nel nostro roster. Stiamo cercando di mantenere fede a quelli che erano i nostri propositi, sperando che la cosa possa continuare. I ragazzi stanno rispondendo bene agli stimoli tecnici che gli stiamo fornendo come staff e come società, il clima è buono, quindi diciamo i presupposti per far bene ci sono. Certo le insidie sono sempre dietro l'angolo, ma bisogna essere bravi e concentrati a ovviare alle insidie stesse, diciamo.
Ecco, abbiamo detto prima con la partita con l'Istituto Maddaloni, il coach è Massaro, che è un coach abbastanza esperto, proviene da ben 9 promozioni nelle altre serie, ovviamente, e però cosa sta preparando? Qualche mossa speciale per... Lui o noi? Voi. Beh, le mie non le dirò qua sicuramente. Beh sì, vabbè, ma sono cose che si fa per ogni partita, a prescindere da chi è l'avversario. Ogni allenatore sulla carta cerca di mettere in crisi le qualità della squadra avversaria attuando alcuni accorgimenti, viceversa cerca di enfatizzare i propri pregi attuandone altrettanti, e lo stesso staranno facendo a Maddaloni o hanno fatto a Maddaloni durante questa settimana nei nostri confronti. Però sulla carta è tutto molto semplice farlo, tutti gli allenatori vincono le partite a tavolino, però poi in campo come vengono messe in pratica e come si curano i dettagli e i particolari, quello sì che poi farà la differenza. Grazie coach Gesmundo e in bocca al lupo per la partita. Crepi. Buongiorno amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con coach Carano, grande vittoria col Bulls Bari che vi proietta primi in classifica. Sì, con la sconfitta del Manfredonia in casa con San Severo ci ha proiettato al primo posto, però adesso inizia il vero campionato, le ultime 3 partite contro proprio San Severo in casa, a San Severo sarà una gara durissima a livello di nervi, di fisico e di mentalità. Speriamo che la mentalità vincente con cui abbiamo attaccato i Bulls Bari la portiamo anche a San Severo, perché serve tantissimo. Poi abbiamo in casa la Diamond, un'altra squadra a cui si è aggiunto Silvestri, e poi l'ultima partita con il Manfredonia. Diciamo, sono tre partite fondamentali, il campionato veramente inizia in questo momento. Ecco, con la partita con la Bulls Bari avete fatto esordire in Serie D un vostro giovane, Sergio De Cosmo, che è un under 17, un importante esordio per lui, una società che guarda anche i giovani. Sì, Sergio è il sesto under 17 che esordisce in Serie D, questa forse è la nostra più grande soddisfazione, grazie al lavoro di Gian Donato Pretuzzelli che segue tutto il settore giovanile dell'Olimpica, siamo riusciti veramente a portare questi ragazzi a dei buoni livelli, tanto da esordire nel campionato di Serie D e fare anche canestro, quindi mettersi in condizione, fare la scelta giusta al momento giusto, questa è stata la più grande soddisfazione per noi allenatori, per la società, ma per i ragazzi e per tutta la squadra che li ha sostenuti. Ecco, la società ultimamente ha ufficializzato l'acquisto di Pedro Ignazio Rubira, un lungo che viene da passate esperienze in B2, ha giocato a Lucera, anche l'ex squadra di Jollicoeur, e comunque un acquisto importante in vista dei playoff. Sì, Pedro è un buon giocatore, un giocatore di livello, a Lucera è stato capace di far vincere il campionato, certo non da solo, c'erano anche Silvestri, Gonzales e altri, dalla C2 alla C1 per fare il salto di qualità, ben 2 volte, ha giocato a Trani, è una nostra conoscenza. È un buon giocatore, tiro dalla lunga distanza, penetrazione, insomma, e aggiungerà livello alla nostra squadra, in questo momento serve veramente. Ecco, lei, come ha dichiarato Nicola Triglione, è uno dei giovani, tanti promettenti che avete fatto esordire, anche insieme a Giovanni Romano, sono stati selezionati precedentemente dal coach Bocchino per la selezione a livello nazionale a Lecce. Un punto di svolta importante per questi due ragazzi che comunque hanno assaporato gli allenamenti di livello nazionale. Sì, è un'altra bella soddisfazione. Nicola Triglione è stato già capitano della selezione regionale Puglia al trofeo delle regioni, quella è un'altra grande soddisfazione per Nicola. E sono due ragazzi forse secondo me nei migliori 95 di Puglia. Meritano l'attenzione di tutti, anche di coach Bocchino, e speriamo che questa attenzione poi continui nel tempo e soprattutto che li aiuti a crescere a livello tecnico e mentale. Ringraziamo coach Carano e alla prossima.